Ciao, sono Giuseppe di giuseppepipia.com e in questo video scopriremo insieme come funziona la messa a fuoco. Prima di iniziare vi ricordo che potrete trovare maggiori informazioni cliccando sulla notation che si trova in alto a sinistra in questo video. Allora, le macchine fotografiche, come l'occhio umano, mettono a fuoco su un piano bidimensionale che è perpendicolare al loro piano focale, che corrisponde al sensore ed è indicato spesso sulle macchine fotografiche con un simbolo che assomiglia a una O tagliata. E qualsiasi soggetto che si trova o prima o dopo questo piano focale sarà sfocato. Come trovate detto in un altro video che trovate qui, la profondità di campo in realtà non è un piano bidimensionale, ma ha un certo spessore. Nel video scoprirete che cosa determina questo spessore. Ma per questo video concentriamoci su come funziona la messa a fuoco. Quando utilizziamo le nostre macchine fotografiche, spesso vi sono delle modalità dette ritratto, paesaggio o sport. Queste modalità, oltre a determinare dei certi parametri sul triangolo dell'esposizione, in realtà agiscono anche sulla messa a fuoco da utilizzare per quel determinato soggetto. Tipicamente esistono tre modalità di messa a fuoco: la messa a fuoco automatica, la messa a fuoco a scatto singolo o la messa a fuoco continua. La messa a fuoco automatica, conosciuta con varie sigle in base al produttore della macchina fotografica, è per coloro che ancora non conoscono come funziona la messa a fuoco e fa tutto da sola. Solitamente il processore della macchina fotografica cambia tra le due modalità in base se riconosce il soggetto muoversi o meno. Secondo la mia opinione, questa modalità automatica va usata solo per chi non conosce le altre due modalità e non sa bene quale scegliere tra le due. La modalità di messa a fuoco singola, conosciuta di nuovo con varie sigle in base al produttore della macchina fotografica, utilizza uno dei punti di messa a fuoco disponibili nelle varie macchine fotografiche. Quando si preme il pulsante dell'otturatore a metà, la macchina fotografica mette a fuoco e lo mantiene fino a quando non si scatta una foto. Ovviamente, se il nostro soggetto si sposta dal piano di messa a fuoco, cioè dalla profondità di campo creata, ovviamente sarà sfocato. Questa modalità può essere utilizzata quando si scattano dei ritratti o dei monumenti o dei paesaggi o comunque dei soggetti che siamo sicuri che nel momento in cui noi scattiamo la foto non si spostano dal piano focale impostato. La terza modalità di messa a fuoco invece è modalità continua. Nella modalità continua la macchina fotografica continua appunto a aggiustare la messa a fuoco e quindi a seguire il movimento del soggetto se si allontana o si avvicina dalla nostra macchina fotografica. Ovviamente questa modalità è opportuna quando si scattano soggetti in movimento, per esempio degli atleti, dei bambini o degli animali domestici o appunto qualsiasi soggetto che cambia la posizione durante il nostro scatto. Attenzione però, perché nessuna macchina fotografica è perfetta nella messa a fuoco, quindi quando si usa questa modalità è opportuno utilizzare lo scatto a raffica, cioè scattare diverse foto e poi sul computer scegliere quella che è la più nitida. Oltre alle modalità di messa a fuoco, cioè di come la macchina fotografica mette a fuoco, vi è anche un secondo tipo di modalità di messa a fuoco, cioè la scelta dei punti di messa a fuoco. Molte volte infatti sentiamo le fotocamere avere diversi punti di messa a fuoco, però si possono scegliere in tre modi diversi. Nel primo modo di selezione ovviamente è il fotografo che sceglie il punto di messa a fuoco prediletto. In questo modo si ha massima libertà di composizione, non si è vincolati dalle decisioni della macchina fotografica. In questo modo dunque si hanno una veloce messa a fuoco, perché la macchina fotografica non deve pensare quale punto scegliere tra i molti disponibili.
una messa a fuoco più precisa e inoltre la massima libertà del fotografo nel comporre appunto la sua foto. La scelta del singolo punto di messa a fuoco è opportuna quando appunto si scattano dei ritratti di persone che non si muovono, di nuovo di soggetti che durante il nostro scatto difficilmente si possono muovere. La seconda modalità di selezione dei punti di messa a fuoco automatica invece è la selezione di gruppi di punti di messa a fuoco. In questa modalità noi indichiamo alla fotocamera quale gruppetto di punti di messa a fuoco scegliere quando si deve mettere a fuoco per scattare una foto. In questo modo possiamo ancora decidere la nostra composizione, perché i vari gruppi sono posizionati secondo delle regole, o meglio delle linee guida di composizione ben note, come per esempio la linea guida dei terzi. Il terzo modo di selezionare i punti di messa a fuoco è quello di lasciare la fotocamera decidere quale punto di tutti quelli disponibili scegliere per la messa a fuoco. In questa modalità chi scatta la foto non ha più nessun controllo sulla composizione e su quale sarà il vero soggetto della foto, perché appunto le macchine fotografiche non conoscono il nostro pensiero, non sanno chi è il nostro soggetto che vogliamo fotografare e quindi cosa mettere ben in nitido e cosa lasciare sfocato. Quindi questa modalità magari si può anche omettere di utilizzare. Infine, se le modalità di messa a fuoco automatiche non fanno al caso nostro per le situazioni in cui ci possiamo trovare, l'opzione è quella di utilizzare la messa a fuoco manuale. Sarete voi ad aggiustare le lenti dell'obiettivo per ottenere il piano focale desiderato e non più la fotocamera. Spero di essere stato chiaro, ma se avete dei dubbi non esitate a lasciare un commento qui sotto al video, mentre se lo trovate utile condividetelo e magari aiuterà anche altri. Inoltre, se non volete perdere gli altri video sulla fotografia, vi invito a iscrivervi al mio canale. Ciao!